Perquisizioni a Boston dopo l'attentato di ieri alla maratona, 3 morti, tra cui un bimbo di 8 anni e 144 feriti, di cui almeno 17 sono giudicati in gravi condizioni. Lo stato di allerta resta alto anche a New York e Washington. Si indaga in particolare sulla matrice dell'attacco, si cerca un giovane con visto turistico, mentre i talebani pakistani hanno negato ogni coinvolgimento. Chiunque sia stato la pagherà, ha assicurato Obama parlando alla nazione, non risultano italiani coinvolti. Squarciato il velo d'ombra nel quale erano rimasti alcuni personaggi finora mai sfiorati dalle inchieste su Capaci. Così il procuratore capo di Caltanissetta Lari, dopo gli 8 ordini di custodia per gli uomini che avrebbero composto il comando della strage in cui morì Falcone. Il caso Montepaschi. Da stamane magistrati della Procura di Siena e la Guardia di Finanza sono nella sede della Banca d'Italia a Roma per attività legate all'inchiesta sull'Istituto Toscano. Al via giovedì le votazioni per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Sembra intanto perdere quota l'ipotesi di un accordo tra PD e PDL su un nome condiviso, oggi attesa per l'incontro tra Democratici e 5 Stelle. CGIL, CISL e UIL in piazza a Montecitorio stamani per chiedere al Parlamento provvedimenti necessari a finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga. Nel pomeriggio poi incontro con il ministro del Welfare Elsa Fornero. Juventus a un passo dallo scudetto nel posticipo del 32esimo turno di Serie A. I bianconeri vincono 2-0 all'Olimpico contro la Lazio e volano a +11 sul Napoli.